un'Italia nuova, un'Italia che si ama questa, un'Italia che sta crescendo insieme, che ha un fattore incredibile secondo me, che è la parola onestà. L'abbiamo ripetuta moltissime volte ieri sera, però è una cosa incredibile, perché nel passato quando c'era qualcun altro che governava questo paese, passava di più la parola furbizia, il furbetto, quello che ce la faceva sempre era il furbetto, quello che tu ammiravi era il furbetto. Oggi no, oggi abbiamo introdotto questa parola onesto. L'onesto è la persona che si ammira in questo momento. E questo era per dirvi, insomma, di questo cambiamento epocale che sta facendo il nostro paese. Sullo sviluppo sostenibile forse sarebbe più bello parlare di futuro sostenibile, di una visione completamente diversa che il movimento vuole fare. Quando sono in Parlamento e sono seduto, non sediamo molto lontano da dove si sedeva circa nel 1959 un'altra persona. Questa persona, nata ad Ivrea all'incirca nel 1901, si chiamava Adriano Olivetti, una persona che ha inventato un movimento delle comunità, un movimento comunità. Quando facciamo riferimento forse alla filosofia del movimento, io certe volte vedo in quelle letture, in quella filosofia, quello che potrebbe essere la rappresentazione del Movimento 5 Stelle. E perché vi dico questo? Perché all'interno, quando è stato fatto il movimento delle comunità, era il 1947, ed era un'Italia diversa, un'Italia distrutta del dopoguerra, con molta voglia e tantissima speranza di poter crescere e di vedere un futuro migliore. C'era molta povertà. In quel futuro, in quell'ammirazione di una persona che voleva creare una filosofia prima e la creazione poi di un processo democratico per cambiare il nostro paese, Adriano Olivetti pensò a delle comunità ed investì gran parte dei suoi soldi, va bene, per riuscire a poter creare questo movimento e questa forza politica nuova che lo portò ad essere nel Parlamento del nostro paese. L'Olivetti la conoscete tutti, una grandissima azienda, ormai morta. Fu la prima di inventarsi quello che per oggi, insomma, che all'epoca, insomma, era ancora nei sogni dell'IBM, nei sogni di un bambino forse che si chiamava Bill Gates o Steve Jobs. Creò praticamente nella mentalità il primo computer con transistor, ed è un'invenzione del nostro paese. Pensate a quanto eravamo avanti in quell'epoca. Adriano Olivetti fece appunto un piccolo periodo nel nostro Parlamento. C'è un'immagine che, se voi trovate online, nella quale Adriano Olivetti guarda il Parlamento, e mi trovo anch'io spesso in questa situazione di poterlo guardare. Non è con ammirazione, è un guardare, è un osservare gli esseri umani che sono presenti al suo interno, che molto spesso sono lì semplicemente per dover parlare, per poter dare una loro visione che è al di fuori dalla logica vera e propria delle persone che vivono nel nostro paese. Adriano Olivetti a un certo punto decide di andarsene, dice basta, io nel Parlamento non ci voglio più stare. Anch'io molto spesso, ma anche altri miei colleghi parlamentari, anche con Vincenzo Caso ogni tanto, ci domandiamo veramente quanto è importante essere in quel Parlamento. Io credo che è importante esserci, è resistere anche in quel Parlamento, ma dall'altra parte molto spesso crediamo che è di fuori che si cambia il nostro paese. La cultura del paese, del nostro paese, si cambia dal di fuori, e grazie a tutte le persone che sono qui oggi il paese cambia in maniera veloce ed incredibile. Questa è una visione. L'altra visione sono dei numeri che vi do adesso, che vi giocate se volete al terno sulla ruota di Bologna. 21 30 35. E uno dice, ma perché Federico dice 21, 30, 35? Perché sono i numeri della finanziaria, cioè delle clausole di salvaguardia del 2017, 18 e 19. Cioè quanto dovremo pagare di tasse, quanto il governo ha congelato, il governo Monti, il governo Letta, il governo Renzi, e che farà pagare nei prossimi anni. Quest'anno no, quest'anno l'Europa ha deciso che si poteva congelare queste clausole. Quindi noi abbiamo 86 miliardi di euro nei prossimi 3 anni che dovranno essere pagati per poter avere un pareggio di bilancio. Immaginate che problema è per un paese bloccato e fermo come il nostro riuscire a poter mettere da parte quei soldi, che sono tantissimi soldi, che potrebbero essere investiti in una maniera diversa. Per cui queste clausole di salvaguardia, in un mondo dove ognuno può fare quello che vuole, perché la Cina fa quello che vuole, l'America fa quello che vuole, anche la Germania ha fatto quello che voleva con noi, sono delle soluzioni che non possono essere recepite dal nostro paese. E come potremmo investire questi soldi invece? Beh, la novità del mondo, di quel mondo bellissimo che sta venendo avanti e che voi avete forse, come ha detto Beppe ieri sera, nelle vostre tasche, nei cellulari e nelle altre possibilità, si chiamano innovazioni tecnologiche. Nei prossimi 10 anni avremo una rivoluzione tecnologica incredibile. Se non siamo capaci con i nostri giovani, con le nostre università, con le persone che in questo momento sono in qualche garage, perché esistono anche da noi, non soltanto nella Silicon Valley, delle persone che lavorano in qualche stanzetta, che hanno 25-28 anni e che si stanno
stanno inventando qualcosa, questo paese non lo cambiamo. Allora cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo dare la possibilità a queste persone di poter crescere e di poter trovare degli investitori, degli investimenti. Tra l'altro anche il nostro paese come Italia potrebbe appunto avere un fondo di investimenti tale, attraverso ad esempio cassa, depositi e prestiti, per permettere a questi ragazzi di poter crescere. Io cosa ho fatto? Io sono un parlamentare, beh, non è che noi restituiamo i soldi, facciamo un sacco di cose. E più, ogni tanto, io sono una persona estremamente curiosa. A me piace conoscere persone. Non dico che vi conoscerò tutti oggi, ma insomma, una parte magari dopo ci troviamo nel gazebo dei parlamentari. Io ho conosciuto 3 ragazzi, di quelli appunto che lavorano nel garage. E cosa ho fatto? Ho preso un angel fund, cioè uno di quegli investitori possibili, eccetera, l'ho caricato in macchina a Venezia, arrivato col treno, e l'ho portato a conoscere questi 3 ragazzi. Avevano 3 idee diverse. Allora, queste 3 idee che potrebbero essere il futuro sostenibile del nostro paese, erano, io ve le dico, magari qualcuno è un investitore, poi mi ferma dopo, mi dice: Federico, come facciamo a poter investire? Beh, uno si è inventato la possibilità di mettere un piccolo chip, d'accordo, all'interno dei vestiti per verificare la contraffazione. È una cosa che già c'era, ma se tu lo applichi con un marketing sensoriale e con un nuovo social, diventa l'applicazione che quello che tu hai diventa tuo. Non so come poterlo definire, ma esiste questa cosa ed è molto positiva. Un altro ragazzo, va bene, che produce droni, cioè un'azienda italiana che produce droni. Voi li potete trovare ovunque, i droni, ma i droni di questa azienda sono particolarmente robusti, capaci di portare un carico, eccetera, e si può fare della precision farming. La precision farming è l'agricoltura di precisione, cioè tu pensa, passa un drone, dal punto di vista biologico scarica sulle piante, perché prima ha fatto una visione di infrarossi, va bene, e poi gli scarica praticamente delle mosche che si mangiano la larva della farfallina che mangia la pianta. Ma guardando queste cose qua, è incredibile, ed è un'idea che stanno nascendo nel nostro paese in questo momento. Altri ragazzi ancora si inventano un social nella quale tu smonti praticamente qualsiasi prodotto, va bene, e ti ritrovi ad avere le caratteristiche del prodotto e puoi verificare tutti i prodotti che hanno quel prodotto al suo interno. È un'idea, adesso è difficile da poter spiegare se non vi mostro le slide, se non faccio tutto, però anche questi che hanno preparato le slide sono dei ragazzi giovani che hanno idee. Io sono felice di poter aver fatto, penso che sia la cosa più bella che ho fatto da quando sono in Parlamento, poter permettere di mettere in collegamento le idee di chi potrebbe creare le aziende del futuro, la prossima Olivetti, con persone che magari possono investire in quell'azienda. Ma credo che debba farlo il sistema Italia, non semplicemente un parlamentare del 5 Stelle. Ecco, in tutte queste visioni noi vediamo il futuro, il digital manufacturing, vediamo il cambiamento epocale che sta crescendo nel nostro paese. O abbiamo la capacità e la forza di non farci prendere per le palle dalla mattina alla sera, va bene, scusate il gergo, o altrimenti questo paese rimane indietro. Non si può pensare di poter, io ve lo dico, togliere l'IMU l'ICI ai 70.000 case di lusso per 3 miliardi e 7. Noi qui soldi dobbiamo investire in queste aziende, perché da lì deriveranno i prossimi Steve Jobs, i prossimi Bill Gates, magari con un po' più di generosità verso il mondo in maniera diversa, quelli che si inventeranno il futuro. Ecco, con questo volevo chiudere e dare un ringraziamento ancora. Io faccio il presidente del gruppo parlamentare. Oggi vedete tra di noi anche c'è Ulisse, c'è Cottone, ci sono delle persone che lavorano con noi. Il gruppo parlamentare, 60 persone che lavorano, il gruppo parlamentare alla Camera, 60 persone che lavorano con noi. Sono persone che danno tutto quanto i parlamentari. Sono persone che lavorano con noi, che amano il proprio lavoro, che permettono anche la realizzazione di tutto questo, e a loro, ai legislativi che fanno le leggi, a chi lavora nella comunicazione, va un merito e va un applauso da parte di tutti noi. Grazie. Grazie.